questo qua è stato un po' l'oggetto ispiratore del progetto, no? Un po' l'oggetto simbolo del muratore, diciamo così, no? Il piombo, da cui poi prende anche il nome la lampada Plomb. C'è anche una valenza più figurativa, no? Sì, Plomb significa sicuro di sé, quindi è un oggetto che non ha nulla da dimostrare se non quello che è. Il progetto Plomb nasce dall'utilizzo di un materiale alternativo, in questo caso parliamo di cemento, e la grossa difficoltà è stata quella di adattare questo materiale che normalmente viene utilizzato per grossi pezzi da cantiere normalmente, a un pezzo invece molto delicato, molto semplice, piccolo. Il cuore del progetto è stato proprio questo salto di scala. Qui abbiamo voluto fare un gioiellino in cemento, diciamo così. Il processo per arrivare al prodotto finito parte dai nostri disegni. C'è uno stampo, viene collato il materiale liquido, viene disarmato, viene estratto ed eventualmente finito. Normalmente il designer viene visto come colui che fa uno schizzo, dopodiché non si interessa più del prodotto. La collaborazione con Foscarini e con questi artigiani è stata preziosissima, ci ha consentito di raggiungere il risultato. Solo noi